Con Alessandro Zoppo, uno dei curatori, per presentare la dodicesima edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedie e culture, a Roma, Parco Giordano Sangalli, dal 3 al 12 luglio 2024. Ben trovato. Ciao Federico, buongiorno, grazie mille, grazie. Spieghiamo cos'è questa festa. Caravan è un festival che ormai ha la 12ª edizione, quindi cominciamo a essere abbastanza grandi. Come recita il sottotitolo, è una festa di cinema, commedie e culture, perché ogni anno nel cuore di Perpignattara, a Parco Giordano Sangalli, in via dell'Acquedotto Alessandrino, proponiamo un vero e proprio concorso di festival, quindi in questo anche la proposta si distingue un po' da quella delle arene romane estive che vanno soprattutto sulle seconde visioni o sui classici. Noi proponiamo film principalmente in anteprima con ospiti internazionali e ci poniamo l'obiettivo di fare un po' un giro intorno al mondo con riferimento ovviamente alle numerose comunità straniere che vivono sul nostro territorio, quindi un festival locale ma anche globale. E da questo punto di vista il festival è nato con il proposito di avere un piglio programmaticamente non drammatico. La caratteristica di Caravan è proprio quella di essere una festa di commedie, cioè di proporre commedie, commedie drammatiche, quindi drammedy, racconti di formazione, road movie, anche documentari, che però appunto raccontino le tematiche che ci stanno molto a cuore del festival, che sono appunto l'incontro tra culture, il confronto tra culture diverse, con un approccio leggero che non vuol dire disimpegnato, ma che, come nella tradizione un po' della gloriosa commedia italiana, tende un po' a ridere anche spesso di tematiche drammatiche o comunque di affrontarle con un tono di leggerezza che però le rende accessibili ad una fascia di pubblico più ampia e soprattutto accende un po' una lampadina, apre una finestra su mondi in apparenza molto lontani, ma che poi in realtà ci sono molto prossimi perché sono i mondi delle persone che incontriamo ogni giorno e con le quali ci confrontiamo ogni giorno. Da questa idea è nata appunto quella del Festival, che quest'anno ritorna all'interno del Castellone dell'Estate Romana. Noi siamo dal 3 al 12 luglio al Parco Sangalli a Perpignattara. Un film ogni sera, in testa c'è un cortometraggio. Quest'anno il concorso lungometraggi ha come traccia, come filo rosso, le geografie sociali, e cioè l'interazione tra lo spazio, l'ambiente, la società da cui emergono i diversi modi di organizzare e di vivere il territorio. E un po' tutti i film hanno il paesaggio come protagonista aggiunto ai personaggi. E poi in testa ad ogni lungometraggio, ogni sera, c'è un cortometraggio. Il concorso di quest'anno si compone di 8 titoli che sono tutte animazioni. L'idea era appunto questa, di esprimere un po' un'istantanea, una fotografia del cinema d'animazione italiano, quindi corti anche molto brevi, da 1 minuto a 7-8 minuti, che racchiudono sempre un po' lo spirito di Caravan, che è quello appunto legato al tono leggero della commedia. Com'è stata la scelta dei titoli? È andata lungo questo percorso appunto delle geografie sociali e poi ci abbiamo cercato di fare un po' una pesca in quelle che abbiamo reputato le opere più significative che arrivano dall'area nostra di riferimento. In apertura, nella giornata del 3 luglio, abbiamo un film che arriva dall'Egitto in anteprima italiana, che si chiama Voi 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 di Omar Hilal. È stato il film egiziano candidato agli Oscar dall'Egitto nel 2024, commedia molto divertente ma anche al tempo stesso drammatica, che racconta una storia di forte attualità, cioè della tematica migratoria, ma con un piglio molto molto brillante e divertente. Giovedì 4 luglio passiamo all'India, che è un paese fondamentale ovviamente nel quartiere, con un'altra opera prima, Gili Dark di Dibakar Dasroi. Venerdì rinfreschiamo la nostra collaborazione con il Goethe Institute di Roma. Noi tendiamo sempre ad avere un occhio di riguardo per la cinematografia tedesca, perché ci dà sempre la possibilità di vedere come in Europa ci siano altri paesi, in questo senso sempre un po' più avanti dell'Italia, che raccontino l'integrazione, la costruzione delle nuove identità con il piglio appunto della commedia o comunque del racconto programmaticamente non drammatico. E quest'anno proponiamo un film che è passato in anteprima al Forum della Berlinale nel 2024 e che portiamo a Roma con la sua regista, che si chiama Narges Kalor. Il film si chiama Shahid, è un film che spero sorprende il pubblico come ha sorpreso noi quando l'abbiamo visto la prima volta, perché è un ibrido curioso di commedia, musical, performance teatrale, documentario, autofiction. Sabato 6 invece ce ne voliamo nelle Filippine con un film coloratissimo e molto divertente, e Love You Bexman di Percy Intalan, regista di riferimento per il cinema queer filippino. Un film così camp che potremmo dire fa il giro, torna indietro e diventa un film super intelligente, molto scatenato sul pregiudizio e discriminazione
sempre in ricerca dell'identità. Facciamo una pausa dal concorso domenica 7 luglio con un evento a cui teniamo molto, la proiezione speciale fuori concorso di Gaza Mon Amour, dei fratelli Arab e Tarzan Nasser. È una serata che organizziamo per accendere un po' i riflettori su quanto sta accadendo a Gaza, e durante la serata sarà possibile fare una donazione a Gazzella Onlus, che appunto è una Onlus che si sta occupando di fornire aiuti umanitari a Gaza, soprattutto per le fasce più indifese, quelle legate all'infanzia. Lunedì 8 luglio riprendiamo con il concorso e andiamo in Francia, altro partner storico del Festival del Rendezvous, Festival del Nuovo Cinema Francese. In questo caso è il nostro partner per presentare a Roma Beating Sun di Philippe Petit, un documentarista. In questo caso si è dedicato ad un film di finzione che è un po' il film emblematico delle geografie sociali di cui vi accennavo prima. Un racconto idillico tra il realismo, il dramma, la commedia, comunque una certa leggerezza, un inno al collettivo, una riflessione sullo spazio urbano. Continuiamo martedì 9 andando in Romania, questa volta con un'altra opera prima, Horia di Anna Maria Comănescu, anche lei regista giovanissima che sarà presente al festival. In questa volta siamo proprio il Caravan 100%, road movie, racconto di formazione, un viaggio in motocicletta di questo ragazzo disfunzionale con una ragazzina incontrata per caso, da Cluj alla Transilvania, ne succedono di tutti i colori. Poi mercoledì 10 ritorniamo nel subcontinente indiano per il gran finale del festival, Tentigo dallo Sri Lanka, per la prima volta un film dello Sri Lanka Caravan, il regista si chiama Ilango Ram e sarà con noi a Roma insieme alla produttrice del film, Rania Pereira, sua moglie anche. Film molto intelligente che mette in discussione la famiglia, il patriarcato, cioè tutto ciò che è tradizionale nello Sri Lanka. Film molto intelligente che tra l'altro è già oggetto di remake in India e in Corea. Giovedì passiamo al Bangladesh, il film del Bangladesh non può mai mancare a Caravan. In questo caso un'anteprima italiana ed un'altra opera prima che si chiama House Nen Shahana, di una regista, attivista e scrittrice bengalese, si chiama Lesha Ghazi. Anche in questo caso un film che mischia un po' di toni, il dramma, la commedia e il musical, ma fornisce soprattutto un ritratto di emancipazione e di autoaffermazione femminile, molto politico, radicale e molto importante, a cui teniamo molto. E poi chiudiamo venerdì 12 luglio con ovviamente cerimonia di chiusura e la premiazione e poi la proiezione dell'ultimo film in concorso a rappresentare l'Italia, film che ovviamente conoscono in molti, C'è ancora domani di Paolo Cortellesi. La particolarità quale sarà, Caravan? Che questo film viene presentato con i sottotitoli in lingua bangla, perché il film di Paolo Cortellesi è stato scelto a rappresentare l'Italia al termine di una serie di laboratori che con la nostra associazione Bianco e Nero abbiamo svolto nei primi 5 mesi dell'anno presso due scuole del quartiere, CPA1 e la scuola Altramente, in cui viene fornito insegnamento dell'italiano a studentesse e studenti stranieri. E all'interno di questo progetto, che è sostenuto dall'8 per mille della Tavola Valdese, abbiamo usato tre classici di ieri e di oggi del cinema italiano come strumenti didattici per l'insegnamento dell'italiano, non solo ovviamente della lingua, ma anche della storia, del patrimonio culturale, sociale, artistico dell'Italia. Al termine del progetto, gli studenti e le studentesse hanno partecipato simulando un vero e proprio processo di voto, che insomma è anche un po' l'elemento al centro del film di Paolo Cortellesi, votando il loro titolo preferito, e dalle votazioni è emerso appunto il film di Paolo Cortellesi, che sarà in gara e verrà proiettato con i sottotitoli in lingua bangla, quindi in un momento di condivisione di questo lavoro svolto con le studentesse e gli studenti, ovviamente anche con gli insegnanti del CPA1 e di Altramente, ma soprattutto un'occasione preziosa per cercare di coinvolgere nuove fasce di pubblico per un film che insomma è stato il caso, la rivelazione della stagione in Italia, e che speriamo in questo modo possa raggiungere la comunità del Bangladesh, che su Torpignattara è quella più numerosa, ma non solo a Roma, poi in tutta Europa è la comunità più popolosa, anche più di quella londinese, che storicamente era la comunità più ampia. Tutto il programma di Caravan è a ingresso gratuito, l'arena conta 200 posti, ma siamo in un parco, consigliamo l'accesso all'arena con mezzi sostenibili, c'è una rastrelliera per le biciclette, c'è l'autobus 409 che ferma esattamente di fronte all'arena. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli delle informazioni? Il programma completo lo trovate su www.caravanfest.it, Caravan è scritto con la K e la W, poi ci trovate come Caravan Fest su Facebook e su Instagram, su YouTube a breve ci sarà anche il trailer del festival. Per chi volesse venire anche qualche minuto prima, c'è l'Osteria degli Stolti lì vicino, dove il pubblico troverà delle offerte speciali per gli spettatori. 12esima edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedia e culture a Roma, Parco Giordano San Galli, dal 3 al 12 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alessandro Zoppo. Alla prossima! Grazie mille, grazie.